Lo scorso 25 luglio l'antico borgo di Vibonati è stato protagonista di una manifestazione di gran classe, il Tirone delle Eccellenze, una combinazione vincente di enogastronomia, arte ed identità culturali organizzata dal Comune di Vibonati in collaborazione con la FISAR, la Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori e la casa editrice Edizioni dell'Ippogrifo. Tantissimi produttori che, dislocati nelle piazzette principali del magnifico centro storico del Borgo Collinare, trasformato in vetrina d'eccellenza, hanno fatto degustare le loro prelibatezze ai tantissimi visitatori che, in maniera composta e con grandissimo rispetto ed interesse per l'amenità dei luoghi, hanno compiuto un viaggio percorso sensoriale che ha coinvolto mente e palato alla scoperta di bontà e bellezza. E per restare in tema di buona tavola, sul sagrato del santuario di Sant'Antonio Abate, Fabio Riccio, critico gastronomico, collaboratore delle guide dell'Espresso e fondatore del blog Gastrodelirio, il giornalista Geppino D'Amico e Giovanna Voria, cuoca contadina ambasciatrice della dieta mediterranea, hanno presentato il volume di Luciano Pignataro, Le ricette del Cilento, prima di cedere il posto a Inama Racundu, che hanno fatto ballare e divertire gli ospiti con musiche cilentane, tamurriate, tarantelle e pizziche. Fresca, a montagna fredda, oh! A colorare d'arte il borgo di Vibonati, tanti artisti che hanno esposto le loro creazioni lungo le strade del centro storico e nel Museo Gervasi di Piazza Carceri. Una serata dunque all'insegna della raffinatezza, del gusto e della cultura, un mélange di saperi e sapori per inaugurare un nuovo ciclo che riesca a coniugare qualità, socialità, conoscenza e bellezza, ricetta unica per promuovere una nuova conoscenza di cultura e turismo che vada ad esaltare nella giusta maniera il patrimonio materiale ed immateriale di cui disponiamo, perché tutto ciò che ha futuro ha solide radici nel nostro passato.